Ciao a tutti e benvenuti alla nuova puntata di Non si nasce, si diventa. Anche oggi abbiamo qui con noi, sebbene ancora a distanza, una super ospite. Marianna, ciao! Ciao a tutti, ciao! E poi in collegamento telefonico la nostra Monia. Ciao, Niuccia! Marianna, l'hai sentita lei? Sento tutto bene, la tecnologia ci supporta in questo difficile momento, per fortuna. Benissimo, allora carissimi spettatori, voi dovete sapere che Marianna è una straordinaria artista che peraltro fa un mestiere molto molto particolare. La prima domanda è un po' uguale per tutti, Marianna. Io ti chiedo di presentarti al nostro pubblico. Ok, allora, ufficialmente mi si può definire un'illustratrice perché ho fatto del disegno il mio mestiere. E i miei disegni finiscono sui libri, principalmente per bambini e ragazzi negli ultimi tempi, ma ho cominciato con la pubblicità e quindi con il disegno applicato a progetti di comunicazione, prodotti commerciali, clienti di vario tipo. Vengo da una, diciamo, formazione un po' strana perché sono laureata in moda, indirizzo comunicazione, organizzazione eventi, ma ho sempre coltivato il disegno, insomma, per conto mio, con grande dedizione. A un certo punto mi è proprio venuto a bussare sulla spalla dicendo: guarda che qui dobbiamo fare delle cose. Straordinario. Io sono molto molto curiosa. Intanto io conosco i tuoi lavori, nel senso che ti apprezzo tantissimo per la tua originalità, per il tuo tratto. Poi, siccome questa puntata è registrata, nel frattempo noi mostreremo al nostro pubblico alcune delle tue creazioni. Io, visto che il titolo del programma è Non si nasce, si diventa, la mia prima curiosità è: questa, che è diventata poi la tua professione, si è manifestata fin da piccola? È una cosa che tu sentivi, fin dalla tua, primissima esperienza con la matita in mano o col colore? Sicuramente sì, cioè probabilmente un po' di talento dalla nascita te lo porti dietro quando fai una professione artistica, qualcosa che ha a che fare con la creatività. Però oltre poi a nascerci ci devi appunto diventare, nel senso i bambini per esempio disegnano tutti tantissimo da sempre, la differenza fa chi non smette e chi poi comincia a farlo come se insomma se quello strumento diventasse proprio il suo linguaggio per prendere posizione, per esprimere delle cose, e quello è quello che è successo a me. È bellissimo, mi stai ricordando di me bambina, all'elementare io adoravo il lunedì perché la maestra, il lunedì era il giorno del tema e del disegno, quindi noi dovevamo sviluppare un tema, quindi scrivere, perché io ho sempre amato scrivere fin da bambina. E poi dovevamo concludere il compito con il disegno, ed erano le mie due grandi passioni. E poi nella vita ho scelto la preponderanza, è stata la prima piuttosto che la seconda, però effettivamente poi il cinema riunisce un po' tutte quante le arti. Devo dire che. Avevi già la regia della situazione in testa proprio. Però nel mio caso non avrei mai detto di fare questa professione, è una cosa che ho scoperto molto più in là con gli anni. Moniuccia! A te piace disegnare? Mi piace da impazzire disegnare, io disegno. Poi tra l'altro vi svelo una cosa, che per imparare a memoria dei testi o delle cose, capito, una traccia, io a lato della frase faccio piccoli disegnini perché ho una spiccata memoria visiva, più che proprio tecnica di sola memoria, nuda e cruda, e il disegno mi permette di, con la mente, di arrivare immediatamente a cosa devo dire e cosa devo fare. Per cui è vero che il disegno è molto oltre al passatempo, ma è un'espressione di sentimenti, di parole. E poi, Mariana, voglio dire, nei disegni con i bambini, cioè, ha la sua stessa fantasia. I bambini hanno questa fantasia assoluta, infinita, non hanno limite nella fantasia perché non hanno freni dettati da quando diventiamo più grandi, né tanti condizionamenti. E lei è uguale, tu quando disegni, Marianna, sembra che sei nella testa di un bambino. Ti riconosci in questa descrizione che ha fatto Monia, Che Marianna? bello! Ma spero di sì, cioè spero che vedano tutti questa cosa, perché io mi sento sempre molto coinvolta. La differenza poi nel lavoro in realtà la fa proprio la misura con cui
ti approcci al disegno ogni volta, perché naturalmente tu in questo mestiere metti sempre una parte di te molto importante in quello che fai, però quando lo fai per una committenza non devi neanche lasciare troppo che l'emotività sovrasti quello che in realtà è il messaggio che devi comunicare, quindi c'è sempre una tensione continua tra le cose. Però quando poi lavori con i bambini, per esempio, ti ricarichi proprio di tutta quella spontaneità, autenticità che anima poi la tua passione da sempre. Infatti, per esempio, quando ci sono i bambini che magari appunto disegnano assieme a me e non sempre tu capisci che cosa hanno disegnato, sul foglio magari hanno rappresentato delle cose a modo loro, però io non mi perdo mai l'occasione di farmi raccontare da loro che cos'è quella cosa, perché anche quando tu magari intuisci che può essere qualcosa di conosciuto, quando te la raccontano loro è sempre meglio. Senti, secondo me tra le altre cose il disegno ha anche un particolare potere nei bambini, perché giustamente tu dici è la loro narrazione, no? È qualcosa che tirano fuori dall'interno, che talvolta avendo un tratto ovviamente impreciso e quindi non razionale anche, per un adulto risulta di difficile comprensione a primo acchito. Però talvolta... Secondo me è un po' quasi come un sostitutivo della parola. Sì, guarda, mi viene in mente un libro bellissimo di Bruno Munari, che è uno degli autori proprio faro, illuminante del mio lavoro, e ce n'era una serie di questi libri. Uno era Disegnare il sole, e poi c'era Disegnare gli alberi, e mi ricordo per esempio in questo Disegnare il sole, in cui raccoglieva una serie di modi appunto in cui si poteva disegnare il sole, molti dei quali raccolti durante le sue esperienze con i bambini. Diceva, quando uno dice, diciamo, sappiamo disegnare il sole, in realtà di solito sappiamo disegnare l'idea stereotipata che ci hanno dato del sole, ma se noi guardassimo veramente il sole ogni volta, magari anche con occhi diversi o anche solo scientificamente per conoscerlo, chissà in quanti modi diversi lo potremmo disegnare. Assolutamente sì, anche perché di fatto con l'occhio fisico noi non riusciamo a guardare il sole, a sostenerne, diciamo così, la luminosità. Allora, una domanda, parlaci del tuo tratto, perché lo trovo veramente originale. Due parole. Io sono una sicuramente che al segno ha dato tanta importanza, forse più che al colore. Io per esempio sono figlia di una pittrice e mia mamma è una che invece sente proprio il colore, parte da lì. I suoi lavori sono densi di quella vitalità che la tavolozza ti sa dare. Io invece ho proprio affidato al segno lo sviluppo, diciamo, primitivo dell'idea, quindi è sicuramente un segno molto forte, anche laddove insomma è soltanto quello dello schizzo a matita, e forse prende molto anche dai fumetti, che sono stati la mia primissima passione fin da ragazzina. Sì, perché poi i fumetti insegnano veramente tante tante cose che noi li sottovalutiamo, ma in realtà è una base molto forte per chi poi sviluppa anche il racconto attraverso l'arte. Quindi, Monia, vuoi fare tu una domanda alla nostra Marianna? Sì, guarda, mi ha fatto venire in mente questa cosa effettivamente, legandosi al discorso del colore, che a volte non è indispensabile per esprimere un qualcosa già di completo, anche il solo tratto scuro, voglio dire, di un pennarello. E mi viene in mente, sai quelle scritture, come si dice, quelle scritture nelle grotte primitive, dove facciamo proprio vedere scene di caccia, eccetera, ma stilizzate, pure sembra che quelle che iniziano a muoversi, che stanno correndo davvero, i cacciatori, eccetera. Sì, è vero, ma poi appunto il disegno, pensare al disegno primitivo ti fa subito venire in mente che l'uomo disegna da sempre e che il disegno era il suo strumento principale per raccontarsi delle storie e quindi per comunicare, no, con gli altri. E tutto quello che ha a che fare con le storie per me è fondamentale, anche laddove non è magari un libro ma è solo un manifesto pubblicitario che one shot deve colpire al... Diciamo che la prendo sempre con quella filosofia lì, quindi c'è davvero qualcosa di molto primitivo, di molto antico. E poi è interessante anche perché io facendo cinema effettivamente mi fai anche ragionare su quanto l'immagine era potente fin dalla primitività dell'essere umano.
Cioè il racconto si trasferiva attraverso la vista, sostanzialmente, e quindi si cercava di riprodurre il movimento, l'espressività, anche per passare in consegna delle scoperte che avevano fatto i loro predecessori. E questo è straordinario, mi piace questa riflessione. Allora, Marianna, io sono curiosissima, intanto seppure a distanza, perché ricordiamo che le cose stanno migliorando con il Covid, però noi di fatto stiamo ancora nelle nostre case. E questo comunque è un vantaggio perché ci permette di metterci in relazione, in contatto con più persone che stanno a distanza da noi. Tu, Marianna, sei a Rimini, giusto? Esatto. Ok, quindi la distanza è breve, ci prenderemo un caffè a breve in versione Volentieri. live, però nel frattempo al nostro pubblico possiamo far vedere almeno le copertine dei tuoi libri. Molto volentieri, sì, ne ho qui alcune con me. Io comincerei da questa. Aspettiamo che qua, ecco qua, vi si vede abbastanza. Si vede un po' fuori fuoco, Sì, eh. adesso togliamo la sfocatura così. Bravissima. Perfetto, e questa, direi che vanno abbastanza insieme. Questi due libri sono Il viaggio di Piedino e Il sogno di Ditino. Sono due libri per piccolissimi, fascia 0-3 anni, e sono praticamente i primi albi illustrati che ho fatto, uno del 2018, il viaggio di Piedino, che si è aggiudicato anche il premio nazionale Nati per Leggere, che è un premio importante per la letteratura infantile, quindi è stato un bellissimo segnale in questo percorso che per me stava proprio appena iniziando con l'editoria per l'infanzia. E sono anche due libri simbolici importanti perché sono foto illustrati, cioè sono appunto, come si vede dalla copertina, sia il Piedino che il Ditino nell'altro sono veri, sono fotografati. E sono di un bimbo che quindi è stato coinvolto in questo progetto, e intorno ci sono i miei disegni che insomma raccontano la sua storia. Ed è stato il primo albo foto illustrato che io sono riuscita a fare, perché questo mix di disegno e fotografia mi contraddistingue molto, ma nell'editoria facevo fatica a proporlo. Grazie ad Angela Catrani, che era l'editor di Bacchilega che mi ha coinvolto per questo progetto, sono riuscita ad aprirmi una piccola strada che adesso continua anche con altre pubblicazioni. Allora, due cose. Innanzitutto, complimenti perché mi piace che siamo arrivati gradatamente a questo colpo di scena, perché una delle tue caratteristiche, oltre al tratto, oltre proprio alla tua arte di illustratrice, è questo binomio che tu hai ideato, hai creato insieme a tuo marito, giusto? Eh sì, le cose sono nate un po' insieme, infatti, e le foto, tra l'altro, di questi due libri le ha fatte proprio lui, Fabio Gervasoni, che è fotografo per passione, ma in realtà adesso la passione si sta piano piano trasformando in un lavoro, anche grazie ai progetti che portiamo avanti insieme. E è nata un po' come un'esplorazione reciproca, nel senso che io guardavo a questo linguaggio da tempo, perché l'editoria francese soprattutto è ricca di esperimenti molto più audaci della nostra, e quindi c'erano già insomma, degli artisti che lavoravano in questa direzione a livello internazionale che mi piacevano molto. E poi perché a me mescolare le cose piace, quindi era un po' vedendo Fabio che si stava approcciando alla fotografia, anche lui, insomma, per conto suo, con le sue motivazioni, gli ho detto: ma perché non proviamo a fare questo esperimento che ce l'ho in testa da un po'? E abbiamo fatto una prima sessione di appunto fotografica di oggetti casalinghi, presi proprio dalla mia cucina, da casa mia, che poi ho rielaborato trasformandoli appunto in delle macchine volanti o comunque insomma in delle storie inaspettate che si possono così scovare tra i cassetti. Ed è bello perché quel progetto, che è nato qualche anno fa, quest'anno a giugno diventa un libro ufficialmente, quindi un po' una conferma del fatto che questo filone in cui ci siamo infilati funziona. Funziona alla grande e io colgo l'occasione per complimentarmi anche con Fabio, che apprezzo moltissimo come fotografo perché lo trovo di una sensibilità veramente particolare. Quindi è la dimostrazione di come noi possiamo avere anche fra le mani la migliore tecnologia, però in realtà bisogna avere quel quid in più per fare la differenza. Questo binomio mi è piaciuto fin dal primo giorno. Monia, trovi che sia veramente originale questo tipo di percorso? È bellissimo, è splendido, guarda, mi ha fatto emozionare perché è veramente la fusione di due arti, di due mestieri, di due anime, di due persone, che ti crea un qualcosa di nuovo, estremamente bello. Ed è quasi un giocare insieme e un creare insieme, che vuol dire anche impegno, ma è veramente bellissimo. Complimenti, Mariana, veramente.
Fabio, davvero. Grazie. E poi voglio dire anche un'altra cosa, una mia curiosità, questi libri hanno una casa editrice o avete fatto tutto voi? Allora, no, ci siamo subito messi nell'ottica di, diciamo, mettere insieme dei progetti per provare a proporli a degli editori. All'inizio i progetti personali li abbiamo fatti un po' girare in mostra durante, per esempio, degli eventi della città, visto che, insomma, siamo tutti e due un po' attivi, curiosi, in connessione sempre, sia virtuale che reale, con Rimini, siamo partiti dal territorio. Vedendo che c'era un buon riscontro, dopo abbiamo cominciato ad organizzarci per poter dialogare con gli editori, perché volevamo proprio che questo tipo di linguaggio si potesse prestare a raccontare delle storie. Ah sì, ma infatti io prevedo un grande successo per voi, ragazzi. E solitamente quando ho queste sensazioni così forti si realizzano e sarei veramente molto contenta perché è un ottimo linguaggio. Tra le altre cose, io penso che i bambini hanno necessità di essere stimolati con prodotti di qualità, che rispettino la loro dimensione, no? E quindi mi piace molto il fatto anche di lavorare sulla fantasia, cosa può diventare una bottiglietta in una storia di fantasia, quindi qualcosa di veramente particolare. Sì, puoi giocare con la fotografia, per esempio, i bimbi anche molto piccoli sono molto attirati dalle fotografie, riconoscono immediatamente la differenza tra ciò che è reale e ciò che è disegnato e quando vedono le due cose messe insieme, diciamo, con la giusta misura, con la giusta intenzione, non si fanno troppe domande sul perché questi due linguaggi coesistono, entrano dentro la storia e conoscono quello che tu gli vuoi raccontare nel modo più naturale possibile, quindi diventa anche una maniera per fargli osservare le cose quotidiane in un modo diverso. Sì, io ho avuto modo di apprezzare i tuoi, i vostri lavori l'anno scorso durante il Cartoon Club che avevamo organizzato una mostra e quindi avevo fatto delle riprese di quel momento e in quell'occasione avevi anche mostrato al pubblico come l'arte può abbellire anche oggetti del mondo reale, quindi le fioriere di Rimini. Ci racconti come ti è nata questa idea che io l'ho trovata deliziosa? Grazie. Intanto ancora una è smarrita, dispersa e rubata, quindi delle tre fioriere customizzate, una ancora non sappiamo che fine abbia fatto, io ero nervosissima quando è successo, ma speriamo che, insomma, di avere presto occasione di rifare quella e di farne di più, perché il progetto è nato in realtà quando per la prima volta a Rimini sono comparse queste fioriere che sono poi le barriere antiterrorismo, quindi per la prima volta questi grossi oggetti sono andati ad invadere lo spazio quotidiano, insomma, che attraversavo sempre. E quindi, siccome questi oggetti erano legati a qualcosa che in qualche modo, anche se fortunatamente, insomma, la nostra città non era interessata da particolari tensioni, comunque non erano associati a un bellissimo pensiero, ecco, diciamo, un bellissimo momento storico. Allora ho deciso di fotografarle e poi in digitale rielaborarle, trasformarle attraverso appunto il disegno in qualcosa di diverso, giocando appunto con le piante, quindi trasformando queste piante nei capelli, dei personaggi, negli elementi insomma fantastici che poi potevano animarle. Cartoon Club ha visto da allora il progetto, l'ha tenuto un po' sotto l'ala nel cuore per tanto tempo e quando c'è stata l'occasione mi ha detto facciamole davvero e quindi sono diventata una specie di installazione urbana Sì, permanente. e io spero che questa installazione si moltiplichi, come hai detto tu, perché le cose belle fanno bene al cuore, come dico io. Ed è bello anche trasformare degli oggetti che hanno una loro originale utilità, perché comunque se hanno deciso di installarle è sempre per prevenire delle situazioni insomma, non positive, però a me è piaciuto particolarmente questa delicatezza, molto femminile, no? Allora, io penso che anche questa visione femminile delle cose possa anche dare un messaggio diverso, ecco. Quindi sono delle azioni che vanno fatte di prevenzione, eccetera, però rendiamole, dai, anche più, tra virgolette, un pochino più spensierate. Ecco. Guarda, proprio a livello di donne spensieratezza ti tiro fuori un libro che ho qui vicino a me, a cui tengo un sacco da questo punto di vista, adesso ti dico perché, che è questo, Dicono di me, la Gioconda, che è un libro scritto da Davide Calì, che ho illustrato io per Oppe Edizioni, dove sostanzialmente prendiamo un po' in giro la Monna Lisa, apparentemente, no? Raccontandola in tutte le sue versioni. In realtà l'espediente è proprio quello di questa Monna Lisa che parla in prima persona e racconta
tutto quello che dicono di lei, dicono di me che sono questo, che sono quell'altro, che ho tantissime rughe, che sono in realtà la donna di un uomo potente. Quindi tanti aneddoti storici che poi alla fine del libro sono tutti raccolti in delle note invece appunto un pochino più dettagliate, didascaliche, e poi alla fine però Mona Lisa sostanzialmente si rivela semplicemente una donna complicata che ha molto voglia di parlare con qualcuno. Davide Calì è stato geniale nel trovare questo espediente, perché alla fine di tutto, quando Mona Lisa dice dicono di me questo e quello, si scopre che l'argomento è molto interessante, lo approfondiremo la prossima volta, e lei dice dottore quindi ci vediamo giovedì, e il dottore naturalmente è Leonardo da Vinci, che insomma, oltre ad averla dipinta, la ascolta anche in tutte quelle che sono le sue vicissitudini. Geniale, secondo me un po' racconta anche la visione di tutte le donne, anche sotto alcuni punti di vista, ahimè, questo senso di giudizio per qualsiasi cosa decidiamo di fare nella vita, no? Quindi se perfino la Mona Lisa si sente oppressa da tutto questo, siamo legittimate ogni tanto da alleggerirci anche noi. Applausi a te, applausi allo scrittore, complimenti, un'idea veramente geniale. Monia, di qualcosa tu, perché sono rimasta senza parole sul serio. Ma bella troppo, guarda, la metto in scena, me l'avete suggerita, mi avete dato il là, io la devo mettere in scena questa cosa. Con dietro le immagini, bello, le immagini di Marianna dietro che scorrono sullo sfondo del teatro, che bello. Senti Monia, io devo dirti una cosa, noi siamo delle chiacchierone, però è possibile che queste puntate volino alla velocità della luce secondo te? Siamo già arrivati in chiusura, ci devi fare la tua call to action. No, ma abbiamo appena iniziato, io mi sono già persa dietro i disegni, le foto di Marianna. Vabbè, e allora, e cosa dobbiamo dire? Cerchiamo altri ospiti, ma splendide, sempre una più dell'altra, perché sono davvero bellissime. Senti chi racconti oggi di Marianna, davvero, sono ancora qui che immagino la scena in teatro, i disegni, troppo bello. Allora, chi si vuole candidare a raccontarci la sua storia, i suoi aneddoti, questo percorso di lavoro che è diventato arte, che è infinito, insomma? Basta inviare una mail a mocatassin@gmail.com. E anche io faccio la call to action di iscrivervi al nostro canale YouTube Janas TV, pulsantino rosso e campanella per ricevere i nostri aggiornamenti. Siamo social, ci trovate su Facebook con le pagine Janas TV Mamme Fuori Mercato, e con Instagram Non Si Nasce Si Diventa. Marianna, noi abbiamo anche fondato il gruppo di Non Si Nasce Si Diventa su Facebook, non mi ricordo se già ti ho invitato, però lo farò. Sì. Là dentro tu potrai anche promuoverti, far conoscere ancora di più al nostro pubblico, alle nostre amiche iscritte, che sono sempre più numerose iscritte al gruppo, la tua arte. Questa è una cosa che a noi ci piace fare, mettere in contatto in rete le belle cose. Quindi io ti ringrazio tantissimo perché ci hai concesso questa bellissima intervista, ci vedremo, penso a breve. Un caro saluto a te e a Fabio, grazie. Grazie a tutte, ciao. Monia, allora qual è la nostra parola d'ordine? Già Marianna ce l'ha dimostrato, che non si nasce, ma si diventa. Ciao a tutti, ciao. Ciao Marianna.